Cari lettori di Trieste Caffè, oggi al Dante, alla Nota dei Classici, non solo prosa, non solo lezioni storiche, ma anche giochi, giochi romani. Di cosa si tratta? Si tratta, io sono Massimiliano Peschiani, io Marco Carboni, entrambi appartenenti alla terza classico del Dante, del Gio Dante. E abbiamo avuto l'occasione di poter imparare a giocare questo gioco romano, che era molto diffuso nelle taverne in tutta Roma, comunque in tutto l'impero. Il gioco si chiama Ludus Lapuncolorum ed era per l'appunto un gioco che veniva giocato nelle taverne e di base era un gioco usato per fare scommesse. E per l'appunto la base erano le scommesse, quindi l'obiettivo era fare soldi tanti, veloci, quindi può sembrare simile allo scacchi, ma mentre nello scacchi ci si mette molto tempo per decidere una mossa, qua era tutto estremamente veloce perché più si gioca più si vince. E le pedine base sono la pedina normale e il bellator corrisponde più o meno al re, e tutte le pedine possono muoversi avanti, dietro o di lato, non in diagonale, e lo scopo sarebbe quello di o bloccare tutte le mosse dell'avversario o mangiare il bellator o mangiare letteralmente tutte le pedine. Come si fa a mangiare le pedine? Praticamente bisogna, come un esercito, bisogna arrivare ai lati dell'unità e accerchiarla. Questa è con le unità normali, mentre con il bellator, metti pure, bisogna, essendo un'unità più importante, bisogna completamente circondarlo. E queste sono circa le regole base del gioco. Grazie. Il gioco per l'appunto deve essere giocato molto velocemente perché bisognava vincere soldi. Grazie ragazzi.